tiro di Caprini, palla deviata da Holguín e calcio d'angolo. Il contropiede con l'altro, poi supera il portiere, realizza 1-0, 1-0 per la Juventus, ma c'è l'arbitro, vediamo la disperazione prima di Laudrup, autore di questa azione, poi le proteste dei giocatori juventini, irremovibile l'arbitro tedesco nell'indicare la posizione irregolare dell'ala sinistra juventina. Questo incontro al vertice, questo incontro che vale una coppa intercontinentale, e la bella palla, attenzione! Messo a terra da Holguín, episodio del rigore con Platinic e Tasso, e segna, le due squadre sono con 1-1. Poi c'è questo intervento di Favero, il pallone da campo, Laudrup, sulla destra Platinic, Platinic riceve. E questo era solo, però peccato. E la sfera deviata da Favoni in calcio d'angolo. Mauro, poi Bonini, poi Platini, anticipato, tiro e rete, Platini, capolavoro. Poi gioco ancora, fallo ancora contro la Juve. E fallo contro la Juve, purtroppo si sbaglia la rete del segnalino. Riceve Platini, attenzione, la possibilità del pareggio, tiro, rete! Cioè, vedi che la voglia di fare, la voglia di vincere a tutti i costi, poi c'è stato questo doppio svantaggio rimediato, vuol dire che la squadra era nata per fare quel tipo di campionato. Signori, siamo giunti ai rigori, inquadrato prima lo stop del Juventino, tiro e rete, siamo sull'1-0, ma si pareggia il conto dei tiri. Quello avvenimento, questo Caprini, Caprini fa male a non mettere a posto la palla, lui fa molto male, tira Caprini, fa molto male, l'ha rischiato un po' bene, ma guardate che un attaccante non dovrebbe mai trascurare di mettersi la palla a posto, e ora si prepara a farsi attaccare come aveva fatto ad Asunción. Molto fortunati un po' tutti, perché era finita la Coppa Libertadores a rigori e c'era Bizzotto che era andato a vedere la partita. Poi al ritorno a Torino, al primo allenamento che è tornato Bizzotto, mi ha consegnato una cassetta, dice: questa qua è la cassetta che dei rigori dell'Argentina Juniors, e l'ho vista per minimo 20 giorni, e siamo stati fortunati che chi ha tirato quei rigori l'ha tirato allo stesso punto. Batte in centro avanti Serena, in corsa, tiro e rete. Terzo rigore, Late, tiro e rete. Peccato, ha tirato forte il centrale. Vediamo se il portiere è uno che si muove molto in anticipo. Guarda che rincorsa che prende l'altro, ma la piazza l'altro, sicuro. Padoni e Sassoni
Platini. Allora la Juventus a parità di tiri da dischetto in vantaggio per 3-2. E basta questo rigore ed è finita. Platini ha salvato il vantaggio. La Juventus vince la Coppa Intercontinentale. La Juve è mondiale. Dopo 9 anni cancella l'egemonia sudamericana nella Coppa Intercontinentale e chiude un 1985 dorato. Boniperti non ha retto all'emozione ed è scappato dicendo: è la giornata più bella della mia vita. Quando alzi una coppa, subito dopo ne vuoi alzare un'altra, perché insomma ti è talmente bello, insomma talmente eccitante, ti dà una carica forte, importante, fondamentale, credo che non pensavo di raggiungere, di vincere tutte le coppe, però insomma ci provi. Poi quando ne vinci una, poi ne vinci due, ne vinci tre, cominci a dire cacchio, adesso vuoi vincere anche tutte le altre due o tre, che cioè, almeno completiamo il quattro.